Buongiorno a tutti, benvenuti in diretta, eccoci qua, speciale Good Morning Milano, giornata di Sant'Ambrogio. Sono le 12.07 circa in questo istante, 12.08 in questo istante, in diretta qui dagli studi di Milano All News per questo speciale di Sant'Ambrogio. Io in realtà vi saluto quasi e basta, apro un po' le danze come in questo caso, nel senso che poi lascerò lo spazio ai miei colleghi della redazione di Milano News, i nostri Andrea Valdeschi e Andrea Sidotti, che avranno molti ospiti che verranno qui insomma a raccontarci che cosa fare in questo grande ponte milanese, il ponte milanese per eccellenza, cuore del nostro patrono. È una Sant'Ambrogio, è una festa ovviamente amata da tutti i milanesi, anche perché insomma è un momento sempre comodo anche per lasciare la città, andarsene, fare un giretto fuori dalla città, ma insomma come sempre invece è un grandissimo momento invece per vivere al meglio la città. Tantissime le manifestazioni, gli eventi, le organizzazioni che fanno qualcosa in questo lungo ponte di Sant'Ambrogio in città, e lo andremo a vedere anche più tardi con un collegamento che fra pochissimo apriremo con la Fiera degli Obei, dove c'è Maira Sosa che ci aspetta. Ma adesso comunque appunto vi racconto un attimino come funzionerà la puntata di questa trasmissione di oggi. Un'oretta insieme, avremo degli ospiti, alcuni sono già arrivati, magari li intravedete anche nel nostro totale qui alle mie spalle. Avremo ad esempio un assessore del municipio 5, Rosa Di Vaia, che ci verrà a raccontare che cosa il municipio 5 farà in questo lungo ponte di Sant'Ambrogio, ma anche insomma in vista del Natale, tutte le varie manifestazioni che si stanno facendo in questo periodo. E poi dei gritti ritorni, Angelo Mantovani del Clavicembalo Verde, che ci verrà a raccontare quante e tante iniziative che stanno facendo. Veramente sono sempre tantissime iniziative di Angelo, che in città fa davvero tantissimo. E poi ci spostiamo al Teatro Guanella, dove tantissime iniziative da qui a Natale, un teatro riportato alla luce dopo tanti anni di saracinesca abbassata, ma soprattutto questa sera, anzi questo pomeriggio alle 18, sarà uno dei luoghi, adesso poi non chiederemo bene quanti e dove anche gli altri, insomma uno di quei luoghi dove si potrà andare a vivere in diretta la prima della Scala. Insomma, il giorno di Sant'Ambrogio è un giorno importante per Milano. In questo momento, da poco meno di un'ora neanche, che è iniziata la premiazione anche degli Ambrogini d'Oro quest'oggi al comune di Milano, quindi insomma una giornata davvero davvero importante. E quindi inizierei subito collegandoci con Maira Sosa dal Fiera degli Obei davanti al Castello Sforzesco. Oggi è fino a il 10 di dicembre, torna il mercatino degli Obei con il suo richiamo, anticipa da oltre 5 secoli l'atmosfera tipica delle festività natalizie tra colori, profumi e sapori. Quindi da oggi fino al 10 di dicembre il perimetro attorno al Castello Sforzesco si popolerà con oltre 400 espositori sulle tante domande inviate all'amministrazione. Quest'anno gli espositori si sono estesi anche in via Minghetti, sono presenti rigattieri, fioristi, artigiani, venditori di stampe, di abbigliamento e di moda. Non mancano anche i giocattoli e i palloncini sagomati, e ovviamente non mancano anche i dolci tipici di quest'epoca, figlioni di castagne affumicate, dolci e caldaroste. Quindi i milanesi e tanti visitatori sono recati oggi dalle 9 fino alle 21, approfitteranno per fare i primi acquisti natalizi. Ovviamente anche se non c'è il sole, comunque possiamo dire che non piove, quindi tantissimi visitatori milanesi approfitteranno per fare i loro acquisti, per fare le loro vendite. Da Castello Sforzesco è tutto, a voi la linea. Sidoti, e sono qui con voi per raccontarvi alcune iniziative che sarà possibile fare nelle vacanze di Sant'Ambrogio. Sono qui con i nostri primi due ospiti della giornata, Roberto Fantucci e Concetta Patanè. Lascio a voi dire grazie innanzitutto per essere qui, e lascio a voi dire chi siete, perché siete qui e qual è l'iniziativa di cui stiamo parlando, che in realtà già tutti i milanesi conoscono.
Grazie a voi per averci invitato. Noi siamo del Teatro Guanella e oggi abbiamo l'onore, perché così lo chiamiamo, l'onore di ospitare la prima diffusa della Scala. È una tradizione che è nata nel 2011 e negli anni è sempre più cresciuta grazie all'organizzazione del Comune di Milano e di uno sponsor che è Edison. In pratica noi trasmetteremo all'interno del nostro teatro in contemporanea con la Scala tutto la prima di Andrea Chenier. Lo spettacolo comincia alle 18, noi apriremo il teatro alle 16:30 proprio per dare la possibilità a chi vuole di arrivare, prendere posto comodamente e quindi poi ci goderemo tutti la prima della Scala. Ecco, abbiamo detto quindi che l'apertura alle 14:30, 16:30, sì, stavo facendo 4:30, 16:30, e sono diversi luoghi in giro per Milano che ospitano questa iniziativa, anche alcuni luoghi particolari. Sì, sono 27 in giro per Milano, si va, vabbè, dal classico ottagono della Galleria Vittorio Emanuele, al carcere di San Vittore, alla carcere minorile Beccaria o a situazioni tipo la casa di Enzo Iannacci, in sì. Viale Ortles, teatri, auditorium distribuiti in tutta in tutti i municipi del Comune di Milano. Oltre a questo, l'aeroporto di Malpensa e il Museo Interattivo del Cinema. Quindi sicuramente un'iniziativa che ha un importante valore culturale ma anche sociale per tutte quelle persone, visto che abbiamo detto appunto casa Enzo Iannacci, Beccaria, San Vittore, comunque dei luoghi importanti. Certo. E dove si trova invece, per dare le coordinate per i nostri ascoltatori, il Teatro Guanella? Il Teatro Guanella si trova a Milano in via Dupré 19, praticamente una traversa di Viale MacMahon, vicino Viale Monteceneri. E se volete anche raccontarci un po' la realtà del Teatro Guanella. Sì, il Teatro Guanella è un teatro che esiste da tantissimi anni, ma che per molti anni è stato chiuso, come purtroppo molti teatri piccoli o medio piccoli a Milano. L'abbiamo fatto rinascere perché con l'aiuto della congregazione dei Guanelliani, che è la proprietaria del teatro, siamo riusciti a riportarlo alla luce creando una stagione teatrale varia, perché ci sono tanti tipi di spettacoli, ci sono concerti, prosa per gli adulti, prosa per i bambini, e quindi in tutto l'arco dell'anno siamo riusciti a mettere insieme una quindicina di spettacoli per più o meno. Da quando ha ricominciato la sua attività al teatro? Il 30 settembre. La prima inaugurazione è stata il 30 settembre con un bellissimo concerto di cori lirici, comunque di musica classica. Sì. Però abbiamo avuto anche dei concerti di un gruppo milanese moderno che fa canzoni milanesi rock, oppure opere di prosa classica come Neil Simon, come altre cose che tutti, o quasi tutti quelli che si interessano di teatro conoscono. Che altro? È un teatro gestito da noi volontari, perché siamo tutti volontari, nessuno lavora in questo teatro realmente, e però è una cosa a cui noi teniamo molto. Quindi magari possiamo anche sperare che qualcuno che ci veda magari possa... Assolutamente sì. Il desiderio di unirsi a questa iniziativa. Noi lo speriamo vivamente, perché i volontari servono sempre, perché noi ci organizziamo in turni e cerchiamo di coprire tutte le richieste.
ma è complicato sicuramente. E garantite quindi comunque una, sempre una copertura fitta di eventi e, certo, e quant'altro. Certo. Per due punti soltanto ancora sul Teatro Guanella, è un teatro che ha 360 posti, un amplissimo parcheggio gratuito, e questo è veramente utilissimo, fondamentale, e anche un piccolo bar per nel caso uno volesse rinfrescarsi, bere qualche, certo, cosa, mangiare qualche cosa. E sicuramente quindi l'evento di stasera per voi è la prima volta che sì, lo ospitate, sì, quindi perché appunto il teatro è di recente apertura, certo, e ne parlavamo anche prima, si tratta comunque di un evento che abbiamo detto in 27 luoghi di Milano, quasi tutti sold out praticamente. Qualcuno sì, sì e qualcuno no, dipende dalla capienza delle sale, le sale chiaramente che hanno 100 posti sono andate abbastanza esauriti, noi abbiamo ancora posto e chi volesse può tranquillamente venire e godersi l'Andrea Scegliere. Perché non occorre una prenotazione? No. Okay. L'ingresso è gratuito. L'ingresso è gratuito, non c'è prenotazione, direi che è grande il teatro, 360 sì, posti non sono pochi, per cui ci sarà una girandola tra tutti i posti, esatto, pieni e non pieni, esatto, che si girano gli ospiti. Esatto. E dicevamo prima anche che il Teatro Guanella in questo mese non si ferma qui con la prima diffusa, ma ha anche altre iniziative. Sì, ha un'altra iniziativa il 17 dicembre, dove noi abbiamo unito l'inaugurazione di un bellissimo murales che un artista, Giorgio Citelli, ci ha fatto proprio sul muro principale del teatro, quindi lo inaugureremo ufficialmente. Una cosa molto, un evento molto ludico, mangiareccio, con una giornata valtellinese con i pizzoccheri fatti dall'Accademia del Pizzocchero di Teglio, e per concludere poi con uno spettacolo teatrale, direi bimbi e non bimbi, Natale in casa Disney. Per le famiglie quindi? Sì, sì, per le famiglie, avendo letto la trama devo dire che non solo per le famiglie, anche per gli adulti, perché è molto, molto carino, una bella idea. Ci volete dare qualche anticipazione sulla trama oppure rimane un... Semplicemente sono due produttori di casa Disney che, okay, devono preparare questo spettacolo di Natale. Chiamano tutti i vari personaggi di Disney a dire devo fare questo spettacolo, e quindi chiameranno Topolino, sì, Pippo, Paperino, vari personaggi, e verrà fuori poi lo spettacolo natalizio. Quindi anche questa è una bellissima iniziativa, e ci auguriamo di riavervi qui presto per le prossime, per raccontarci, visto che immagino, grazie, che anche il 2018 grazie sarà ricco di eventi. Sì, stiamo già lavorando per il 2018. Lo so. Quindi grazie davvero a Roberto Fantucci e a Concetta Patanè per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Ci auguriamo di rivedervi presto, e ricordiamo l'evento quindi oggi della prima diffusa al Teatro Guanella alle 18 con apertura dalle 16.30. Perfetto. Esatto. Grazie mille, io vi lascio, vi ringrazio per averci seguito, continuiamo la nostra giornata dedicata, speciale, dedicata a Sant'Ambrogio e alle varie iniziative che possiamo seguire in città. Grazie, a fra poco. We'll be right back.
Buonasera, buongiorno e bentornati a questo evento in diretta di Milano News. Ci potete seguire sempre sui nostri canali social, sul nostro sito web per questa puntata speciale riguardo il ponte di Sant'Ambrogio. Io ringrazio per essere qui con noi l'assessore Rosa Di Vaia del Municipio 5. Sì, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti e buon Sant'Ambrogio a tutti i milanesi. Allora, assessore, il Municipio 5 è molto molto attivo nel sociale, in programmi, in concerti di aggregazione che puntano appunto a riunire ragazzi del municipio in modo tale da farsi conoscere tra di loro, creare un gruppo unito. Sì, sì, certo, il Municipio 5 è molto attivo sul territorio e ci tiene tanto nel promuovere eventi che aggreghino, che tengano magari i ragazzi lontano dalle dipendenze. Quindi infatti in merito possiamo dire che noi proprio il 3 di dicembre abbiamo avuto un evento molto importante con l'associazione Artishock, che è riuscita ad aggregare tanti ragazzi del proprio territorio e aggregandoli, quindi togliendoli dalla strada, diciamo, e riuscendo a fare in modo che questi ragazzi riuscissero a conciliare anche il tempo della scuola con il tempo delle proprie passioni. Tant'è vero che noi come municipio abbiamo dato la possibilità a questa associazione di avere degli spazi, e in questi spazi hanno fatto le loro prove di domenica, quindi da circa 7-8 mesi, e sono riusciti a realizzare questo spettacolo. Quindi è stato un successo. È stato un successo enorme, perché sono arrivati circa 200 persone, sono andate via con il sorriso, sono rimaste contente. Poi tra l'altro questi ragazzi riescono anche a coinvolgere altri compagni, altri amici, e quindi il gruppo si allarga, ed è importante per il Municipio 5, per il contesto e per tutto quello che circola intorno. Infatti il Municipio 5 è molto attivo sul campo culturale, sul campo sociale, sul campo sportivo, quindi si dà da fare e si cerca sempre di promuovere eventi per far sì che tutto funzioni, quindi tutto giri sul piano della bellezza, no? Del regalare, certo, emozioni. Molto e importante del coinvolgere. Poi coinvolgere i ragazzi, soprattutto in questo, certo, periodo storico, certo, nel quale sembra che vengano un po' lasciati a loro stessi. Infatti. E, parliamo quindi di questo ponte. Se mi trovo al Municipio 5, che cosa posso fare in questi 5 giorni? Sì, al Municipio 5 ecco, avremo diversi eventi. Infatti avremo il concerto di Natale l'8 di dicembre e il 10 di dicembre alla Verdi. Okay. Noi come Municipio 5 abbiamo donato ai volontari di varie associazioni del Municipio 5 circa 120 biglietti. 120 biglietti gratuiti? 120 biglietti gratuiti, ah, sì. Però. Quindi per poter partecipare, quindi poter accedere alla Verdi, quindi a questa grande orchestra sinfonica della Verdi, e quindi è anche questo ci rende fieri, perché si dà la possibilità a persone che giorno dopo giorno si occupano di fasce deboli, che magari ogni tanto ecco, possono avere anche per se stessi un momento di svago, un momento di allegria, di gioia. Sì, poi gratuiti, non è una cosa che si vede tutti i giorni, diciamo. Sì, è vero, questo è vero, quindi è importante anche lavorare su questo piano. Infatti voglio fare i complimenti al Municipio 5, che è molto attivo sul campo sociale con il nostro presidente. Glieli facciamo, complimenti al Municipio 5. Con tutti gli assessori, presidenti, consiglieri di maggioranza, che veramente lavorano sodo e si danno da fare per promuovere sul territorio tante, tante, tante iniziative. Iniziative, concerti, se per esempio domani avete in programma qualcosa? Come ho detto, abbiamo questi eventi dell'8 e del 10, poi avremo anche degli eventi natalizi. Infatti avremo 4 concerti con il clavicembalo verde, ci sono diverse date. E quindi queste date sono il 10, il 15 e poi avremo 2 date il 17, sempre per aggregare, perché noi come municipio ci teniamo a sottolineare il tema dell'aggregazione, perché aggregando le persone ecco, sempre dei ragazzi? Dei ragazzi e un po' anche di tutte le fasce di età, riusciamo a coinvolgere tutte le fasce di età e a regalare dei momenti di svago e di sorriso, perché tutto è appunto, questi spettacoli sono gratuiti. E mi diceva anche concerti che riguardano anche delle fasce di età più alte rispetto a. Sì, ragazzi. Avremo il 16 di dicembre una sorta di gara tra anziani che si metteranno in campo verso al comando di polizia locale di Via Boeri. Il 16 avremo questa sorta di gara
dal punto di vista musicale, quindi ci sarà musica, immagine e pittura, quindi è una sorta di concorso dove sono loro proprio dove che si mettono loro in gioco? Protagonisti, si mettono loro in campo, e quindi poi ci sarà un premio, verrà dato dall'associazione Il Grop, verrà dato un premio La Brongine de Legna, quindi trovandoci in tema adesso di Sant'Ambrogio, ecco. Anche perché diamo molto spazio anche al milanese, a queste attività milanesi, e quindi con El Gruppo avremo questa sorta di gara tra anziani, e quindi chi vincerà nel campo della musica, nel campo della poesia, nel campo della pittura avrà questo ambrogino di legno. Ma ecco, sono molto curioso di questa parte, nel senso, aggregare i ragazzi forse è un pochino più facile rispetto che ad aggregare delle persone in età avanzata, sì, che molto spesso rimangono sole o comunque sia in una cerchia ristretta, diciamo, di amicizie. Come avete fatto a promuovere un'iniziativa così importante e così bella, diciamo? Siamo riusciti a coinvolgerli perché, ecco, il nostro intento è questo, quindi man mano, siccome già precedentemente abbiamo anche promosso dei corsi di dialetto milanese presso la biblioteca di Fra Cristoforo, e da qui comunque le persone hanno iniziato a seguirci, hanno iniziato a seguire il municipio, le varie attività, e quindi siamo riusciti a coinvolgere tantissime persone che poi tra l'altro sono anche soddisfatte di quello, sì, che facciamo e di quello magari che faremo, tant'è vero che le nostre iniziative sono anche vengono anche esplicitate sulla pagina, perché abbiamo una pagina del municipio. Ah, la se pagina vuole dirlo? Sì, 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 tutti i nostri eventi appunto sono promossi sulla nostra pagina del municipio, il Municipio 5, come esempio i nostri eventi, gli eventi che riguardano l'aggregazione, le varie manifestazioni, io li promuovo sulla mia pagina Rosa Di Vaia, così come sulla pagina del Municipio 5, quindi tutto si può trovare lì. Per quindi avere alla fine è comunque social? Sì, sì, è molto social, molto social, e tutte le informazioni, tutto quello che quanto succede nel Municipio 5, ecco, ci possiamo informare andando sul sito del Municipio 5. Ho capito, quindi dico a tutti, lo dico a tutti in diretta, certo, andate sulla pagina del Municipio 5, perché come state vedendo ci sono una marea di eventi, tantissimi eventi, come ho detto prima appunto avremo diversi eventi natalizi, come ne abbiamo avuti il 2 dicembre, infatti abbiamo iniziato il 2 dicembre con le Matite, l'associazione delle Matite, che ha promosso un concerto di bollicine, definito bollicine, dove sono stati coinvolti del pianoforte e flauto. Ma fatti ha avuto da un grande... ragazzi, da professionisti? Da ragazzi che hanno studiato, studiato, e comunque pure c'è stato un grandissimo successo. Poi abbiamo avuto anche un grande concerto alla Steria con arte e musica. Mm-hmm. Abbiamo visto in scena un tenore e un soprano che sono stati meravigliosi, hanno riempito la sala. Quasi commozione. Sì, perché tutti gli eventi che abbiamo promosso hanno prodotto il sorriso, hanno prodotto quella che è la voglia di credere nelle istituzioni. Quindi c'è quest'area nuova che tira, che avvicina di più le persone alle istituzioni. E questo direi che è importante. Poi tra l'altro c'è stato anche un altro evento molto importante, il 2, con la nave di Ulisse presso l'abbazia di Chiaravalle. Anche è stato molto partecipato, quindi vediamo queste persone. In che persone. Cosa consisteva? Tanti canti religiosi, infatti lo spettacolo si chiama Quando nascette Ninno, quindi sono tanti canti religiosi, c'è stata grande partecipazione e ancora si lavora su questa linea, tant'è vero che infatti, come ho detto, il 3 c'è stato Artichok, e qualsiasi spettacolo abbiamo promosso sul Municipio 5 ha riscosso grandissimo successo. E quindi questa partecipazione che ci rende vogliosi di fare meglio, di fare altro e di camminare su questa scia. Perfetto, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, e vi ringrazio anche a voi che ci state seguendo sulla nostra pagina in diretta su Facebook, quindi se avete del tempo libero andate al Municipio 5, perché ci sono tantissimi eventi che appunto lasciano il sorriso, immagino, a tutti, famiglie, sì, sì, e non. Sì, sì, sì. Io ringrazio All News e ringrazio tutto il Municipio 5. Perfetto, io a questo punto do la linea alla regia e ci vediamo tra pochissimo. Non scappate, perché abbiamo ancora tanti ospiti e tanti eventi di cui parlare. A tra poco.
Grazie a voi della linea, siamo sempre in collegamento al Castello Sforzesco, i visitatori milanesi continuano ad aumentare qua la fiera degli Obei Obei, le previsioni per quest'anno io direi positive, sono in tanti che hanno già iniziato appunto a fare i loro acquisti, sicuramente predomina anche il cibo, molte persone approfittano per comprare ad esempio lo zucchero filato, sempre le castagne, ovviamente faranno i loro acquisti natalizi e vediamo ad esempio alle mie spalle un espositore di queste padelle e ovviamente sono in tanti gli espositori che hanno approfittato di quest'anno, sono tanti sicuramente i nuovi di quest'anno che hanno approfittato di questa occasione per esporre, per vendere, si spera ovviamente di vendere tantissimo nonostante la crisi, vedo che sono in tanti comunque che hanno approfittato per acquistare. Ovviamente siamo contenti che anche tantissimi visitatori dall'estero sono venuti e hanno approfittato di questa occasione per venire, per visitare un po' Milano e perché no passare qua le vacanze natalizie. Dal Castello Sforzesco è tutto, a voi la linea. Devo continuare a parlare. Ah, ok. Ragazzi, sono sempre in tanti, continuano veramente ad aumentare le persone che vengono, approfittano di questi mercatini degli Obei Obei, che per quelli che non lo sanno da casa è soltanto dal 2006 che si è spostato qua al Castello Sforzesco, perché prima per 120 anni questi mercatini erano esposti nella chiesa di Sant'Ambrogio, appunto la festa del patrono di Milano. E anche per quelli che non lo sanno, questa festa, il perché di questo nome Obei Obei, ovviamente perché diciamo che risale ancora all'inizio del Cinquecento, quando Giannetto Castiglione, inviato da Papa Pio VI, è venuto per recarsi per portare qua la fede. E ovviamente lui è venuto qua a Milano non a mani vuote, è venuto con un sacco di pacchi di giocattoli e di dolciumi che ha dato ai bambini e i bambini hanno esclamato Obei Obei, che in traduzione italiana vuol dire o belli o belli, ecco perché il nome di origine di questa festività Obei Obei. Ovviamente magari molti da casa non lo sapevano e anche noi ovviamente siamo andati ad informarci del perché del nome di questa festività che si tiene ogni anno intorno al 7-10 dicembre per approfittare appunto di queste festività natalizie. Anche quest'anno Milano è sempre più bella, ovviamente oggi non c'è il sole, però diciamo che il freddo, nonostante il freddo, le persone sono venute per fare non soltanto degli acquisti, ma passare anche in famiglia. Magari tra qualche minuto intervisteremo anche qualche passante, qualche artigiano. Qualche artigiano. Castello Sforzesco è tutto, a voi la linea. Buongiorno ancora a tutti, noi continuiamo, quindi ringraziamo Maria Sosa per il collegamento da Piazza Castello e continuiamo con la nostra giornata dedicata al ponte e alla festività di Sant'Ambrogio. Come vi abbiamo già detto e spiegato dall'inizio della nostra diretta, sono diversi gli ospiti con cui oggi vi racconteremo le varie iniziative che animeranno la città di Milano in occasione appunto della festività di Sant'Ambrogio. E adesso con noi abbiamo un collegamento telefonico con Ivo Borgonovo dell'associazione, presidente dell'associazione Il Gruppo, che ringraziamo per essere qui e a cui chiedo quindi di spiegarci che cosa ha da dirci, chi è e di cosa si tratta la sua associazione. Sì, pronto, buongiorno a tutti gli ascoltatori, telespettatori, internauti, ringrazio di poter parlare, di aver la linea e vorrei ringraziare soprattutto il Municipio 5, il presidente Alessandro Bramati e Rosa Di Vaia, che veramente stanno facendo un grosso lavoro per quanto riguarda la cultura milanese, ci stanno aiutando e stanno aiutando tutte queste iniziative che ci sono nel municipio.
municipio. Niente, io ho fatto tempo solo ad ora ad entrare in diretta e volevo dire questo. Ha particolari iniziative che vorrebbe segnalare per questa giornata? Sì, veramente non per questa giornata, ma per il giorno 13 sono stato invitato lì da voi ad esporre proprio l'Ambrosin de Laigne, che è questa iniziativa che ci sarà il giorno 16 di dicembre alla Scuola del Corpo dei Vigili Urbani di via Boeri 7, come ha giustamente detto l'assessore Di Vaia. E quindi questa è la prima cosa a cui io tengo molto. Vi chiedo scusa il fatto di essere così di parte. È un evento al quale abbiamo lavorato da molto tempo e il Municipio 5 c'è a fianco da parecchi mesi. E come ha detto l'assessore, non è una gara, è un'esibizione di poeti, pittori e musicisti, tutti che parlano e cantano in milanese e dipingono Milano, ai quali per ognuno dei tre viene dato un ambrogino di legno, Ambrosin de Laigne, che è stato fatto appositamente per questa manifestazione. Niente, io dico a tutti che bisogna amare Milano, bisogna amare la nostra città, darci da fare perché la nostra cultura continui, certo. E tutto qua. Certamente, questa è la giornata giusta per farlo. Esatto. E quando, se ci vuole raccontare un po' la storia di questa iniziativa, quando è nata, poi certamente ce ne parlerà meglio settimana prossima. Certo. L'iniziativa è nata a giugno di quest'anno, quando ci siamo l'associazione e il gruppo, che vuol dire il nodo in milanese, però è anche gruppo come gruppo, che è quindi un'unione di persone, ha deciso di organizzare questa iniziativa per mantener viva la cultura meneghina, e per quest'anno abbiamo pensato di scegliere tre tipologie di espressioni artistiche: la pittura, perché mio padre era un pittore, io non voglio nascondermi dietro uno stuzzicadenti, sono figlio del pittore Elio Borgonovo, che è stato un pittore importante per Milano e la vecchia Milano, e l'associazione vuole mantenere vivo il ricordo di mio padre, e quindi non c'è niente di mio padre, c'è solo un quadro, intendiamoci, non è che... Ecco, e ci sono 12 quadri di 12 pittori differenti, tutti milanesi, 12 poesie di 12 poeti, tutti in dialetto milanese, e 4 cantautori, tutti che cantano canzoni proprie in milanese, e quindi è un 100% di milanesità il giorno 16 di dicembre. Va bene, allora non mancheremo di venire e ovviamente di raccontarlo quando verrà qua ospite. Io ringrazio voi per il lavoro che state facendo, scusate se vi ho rubato tutto questo tempo. Grazie a lei invece per averci raccontato questa iniziativa, e quindi a presto. Grazie. Un abbraccio molto forte a tutti i milanesi e buon Sant'Ambrogio a tutti. Grazie anche a lei. Noi invece adesso ridiamo subito la linea alla nostra inviata Mayra Sosa da Piazza Castello, e ci rivediamo qui fra poco con i nostri prossimi ospiti. Grazie, a fra poco. Grazie a voi della linea, siamo in collegamento sempre dal Castello Sforzesco, e qua con me una espositrice, diciamo... Paola, come si trova? Allora, mi trovo molto bene, tra l'altro sono contenta per il tempo, sono 10 anni che faccio questa fiera, e la cosa che ci tengo a dire è che confezioniamo tutto noi e cerchiamo di difendere l'artigianato italiano, per portare avanti anche noi l'Italia e soprattutto qualcosa di diverso da regalare a Natale. La sua bancarella di cosa si occupa? Soprattutto di articoli natalizi, ma fatti a mano, soprattutto...
tutti buon lavoro e anche a noi buon lavoro, dai. In bocca al lupo e da... Ci sentiamo, grazie. Salve, buona giornata a tutti. Dal castello Sforzesco... Ah no, niente, devo continuare. Vabbè, Paolo, io la congelo intanto. Grazie. La lascio lavorare. E ho appena sentito Paola, una delle tante espositori che qua ogni anno a Milano si trovano, anche come ci ha detto lei prima, diciamo che nonostante la crisi veramente è contenta, mantengono i prezzi bassi, forse questo è proprio il consiglio che bisogna dare a tutti gli espositori, mantenere i prezzi bassi per continuare, ma per mantenere alte le vendite. Perché no, tra qualche minuto intervisteremo anche qualche passante che ci racconterà qualcosa ha acquisito. Passante, a questo. Magari chiediamo a qualcuno se vuole dirci cosa ha acquisito. Vediamo, cerchiamo qualcuno. Non so, qualcuno che può essere intervistato. Fermiamo qualcuno intanto, non lo so. Ragazzi, volete essere intervistati? Ok. Ah, ok, la signora. Signori, volete essere un attimino due domande? Diciamo che comunque le persone sono... qualcuno mi dice di sì, che vuole essere intervistato. Voi come mai qua alla fiera degli Obei? Come si chiama innanzitutto? Guido. Acquisti oggi per quest'anno? Ho in mente di farli. Farà qualche acquisto e adesso alla fiera degli Obei farà qualche acquisto? Stasera presumo sia roba di mangiare. Da mangiare ovviamente, oggi sta lavorando. Sì. Come vede quest'anno rispetto agli altri anni questa fiera? C'è più gente sinceramente rispetto all'anno passato. E il tempo? Il tempo quest'anno rispetto agli altri anni secondo lei influenza? Ma no, neanche così, soldi magari per quello. Ah, per quello. Bene, io la ringrazio e la congedo, grazie davvero. Magari intervistiamo qualcun altro. Mi dicono che devo darvi... Eccoci qui, bentornati in studio, qui dalla redazione di Milano All News per questo evento speciale riguardante il ponte di Sant'Ambrogio. E io ringrazio per essere qui con noi Angelo Mantovani, buongiorno direttore della scuola di musica Giampiero Prina di Peschiera Borromeo e Corretto. Presidente del Clavicembalo Verde. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon Sant'Ambrogio. Esatto, buon Sant'Ambrogio. Allora, come sai, stiamo parlando appunto di questo breve ponte che ci sarà per tutti i milanesi. Sappiamo che i milanesi lavorano, poi hanno una mini pausa e allora ci sono degli eventi a cui possono partecipare. Prego. Beh, devo dire che cercherò di essere il più chiaro possibile perché abbiamo... diverse iniziative in campo per questo ponte. Direttore appunto della scuola civica Giampiero Prina del comune di Bucinasco, come scuola due parole introduttive per chi ci ascolta. È una scuola che è dedicata a tutta la cittadinanza di Peschiera Borromeo e anche fuori i confini della città. Quest'anno abbiamo voluto ampliare quella che è stata la proposta didattica degli scorsi anni, naturalmente, proseguendo naturalmente in linea di contiguità, ma abbiamo completato la proposta didattica per tutti gli strumenti classici e ampliata a quella che è tutto il panorama della musica moderna, proprio perché la musica deve essere vista a 360 gradi. La musica dunque per tutti e cominciamo subito con quelle che sono le iniziative in campo di questo anche perché ponte. Prima con l'assessore del Municipio 5, la dottoressa Di Vaia, parlavamo appunto del fatto che eventi musicali o comunque teatrali sono degli eventi che aggregano molto. Assolutamente sì. Per tornare ad esempio nel comune di Peschiera Borromeo, grazie all'amministrazione comunale del comune e l'Associazione Accademia dei Poeti Erranti, che ricordiamolo è l'associazione che gestisce la scuola civica Giampiero Prina, questa sera
abbiamo realizzato un concerto, un gran concerto gospel. Quindi pronti del, via. Subito partiamo con questa sera. Perfetto. Coro Jazz Gospel Alchemy alle ore 21 al Teatro De Sica. È un evento diretto dal maestro Alfredo Lazzari. Sono previsti davvero tanti canti gospel, spiritual, canti natalizi, ma vi devo dire purtroppo per chi ci ascolta e chi non potrà partecipare, ma per fortuna per noi, che l'evento è sold out. Mi permetto, quindi nonostante si faccia stasera, primo annuncio, ma è diciamo una partenza, come si suol dire, col botto. Noi siamo contenti e cerchiamo di mantenere alto il nostro umore. Non si può sentire neanche dall'esterno, se ma penso di diciamo che la musica oltrepassa ogni muro, quindi sicuramente chi ci sarà ascolterà questi piacevoli canti e musiche. Ho sentito menzionare il mio ruolo come presidente del Clavicembalo Verde, lo dico perché andiamo alla giornata di domenica 10. Ok, quindi dicembre. Questa sera c'è un concerto sold out, ma se passate di lì sentite qualcosa. Benissimo. Peschiera Borromeo, Teatro Peschiera Tessica, Borromeo. Ore 21. Perfetto. Passiamo ora alla città di Milano. Alla città di Milano, dove ci aspettano davvero una serie di iniziative, una quasi dietro l'altra, domenica 10, e cominciamo con quella che è l'iniziativa realizzata, promossa dal municipio 4, okay, come Clavicembalo Verde, domenica 10 dicembre ore 16 alla chiesa di San Nicolao della Flue, corali e colonne sonore, quindi un'iniziativa nell'ambito del progetto Grande Natale 2017. E è aperta a tutti? Ingresso libero, bisogna iscriversi. Ingresso libero, e al termine, fra l'altro, sarà offerto anche. Questo è un annuncio che prego. Lo dobbiamo dire, sarà offerto un brindisi e anche una fetta di panettone per festeggiare insieme. Sto facendo questo percorso e capirete fra poco perché ci spingiamo poi al municipio 5, okay, che abbiamo intervistato l'assessore, esatto, Rosa Di Vaia, ci ha menzionato anche lei, è un concerto che parte alle 16, comincia alle 16.45. Di che giorno questo? Sempre del 10 sempre dicembre. Del 10. Brani natalizi di ieri e di oggi per arpa e voce con Sonia Caputo presso la chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rosso in Via Nera 24. Sì. Anche qui vi faccio vedere la locandina. Perfetto. Ecco qua. Perfetto. Concerto quindi di Natale per arpa, per e arpa e voce. Ecco, okay, l'immagine è molto esplicativa, direi, e ti aspettiamo anche in questo momento, sì, in territori quindi di Milano diversi. Ci fa molto piacere collaborare naturalmente con tutte le amministrazioni e i municipi. Perfetto, ci fermiamo solo un secondo perché mi chiedono la linea da Mayra, quindi Mayra, hai qualcosa per noi? Senza ritorno. Grazie della linea, sono qua con Rosario, un altro espositore di questa fiera degli Obei Obei. Rosario, come sta? Bene, bene. Diciamo. E la sua bancarella di cosa si occupa? Articoli di biancheria per la casa, tovaglie, abbiamo dei plaid, un po' strofinacci da cucina, un po' articoli vari per la cucina e per la casa. Insomma. Vedo colori natalizi, finalmente molto, ho trovato. Molto Natale, molto Natale. Una bancarella che effettivamente è molto natalizia. E invece l'affluenza quest'anno, la gente sta comprando, come vedi? Ma diciamo la gente sta comprando come al solito, anche se purtroppo riscontriamo una percentuale in meno, dai. Rispetto agli altri anni? Rispetto agli altri anni, sì. Ma lei mi diceva prima appunto che lei ha iniziato qua ancora quando la fiera degli Obei, sì, Obei era Sant'Ambrogio. Sì, sì, sono 20 anni. 20 anni che viene ogni anno qua con la sua bancarella? Sì. Ma ha sempre fatto biancheria per la casa? No, anche altri articoli, prima vendevamo fiori finti, sempre articoli per la casa, però non tessuti, diciamo. E da quanti anni è che vende invece i tessuti? Adesso sono circa 10 anni. 10 anni che vende tessuti, invece preferiva qua o preferiva pure a Sant'Ambrogio quando c'era la fiera là? Ah, diciamo che Sant'Ambrogio era un'altra cosa, Sant'Ambrogio erano altri tempi più che altro, e quindi 20 anni fa, sì, io preferivo di là, dai.
preferiva di là. Vabbè, però comunque diciamo che è vicino anche alla metro, comunque la gente esce e passa per forza di qua. Sì, passano di qua, poi chiaramente molti vanno dentro per andare a visitare, però il flusso arriva, dai. Ma un invito invece che vuole fare a tutti quelli che ci seguono da casa per venire a comprare? Sì, un invito soprattutto: comprate italiano, che è molto importante, anche se sta scomparendo il Made in Italy, però ci sono ancora delle cose carine di qualità, quindi è un invito a guardare prima di comprare, non comprare così giusto per fare un regalino, il solito regalino, e poi venite perché quest'anno ci sono molti prodotti nuovi. Bene, io la ringrazio Rosario e vi do a voi la linea sempre qua dal Castello Sforzesco, per fortuna il sole inizia a sorgere, vi saluto. Salve, ciao. Siamo ovviamente la nostra inviata Mayra che sta intervistando appunto alla fiera di Obey Obey i commercianti che si trovano lì nella giornata di oggi. Noi siamo qui sempre con Angelo Mantovani, buongiorno, e stavamo parlando appunto degli eventi che sono in programma in questo piccolo ponte. Esatto, siamo partiti da quello di, direttamente da quello di questa sera, a Peschiera Borromeo, l'Accademia dei Poeti Erranti e l'amministrazione comunale, il coro gospel. Ci siamo spostati a domenica, dove entra in campo anche il clavicembalo verde. Perfetto, e la collaborazione, per chi se lo fosse perso, ne abbiamo parlato anche prima, abbiamo anche parlato prima. Verde è una, un'associazione benemerita del Comune di Milano. L'ho fondata nel 2005. Perfetto. E adesso siamo qui che concentriamoci sul ponte, certo, di Natale. Poi faremo magari un'altra puntata più avanti. Il dicevo, il Municipio 4 con un concerto dedicato al Natale, anche in collaborazione col Municipio 5 nella Chiesa di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, un altro concerto di Natale. Ma tutto questo percorso ci conduce alla Palazzina Liberty, alla Palazzina Liberty, sempre tutto e tutto questa domenica 10 dicembre alle ore 16, il saggio di Natale dell'Istituto Musicale Europeo di Milano, sempre in collaborazione con l'Inclavicembalo Verde, con Milano Classica e il progetto Palazzina Liberty in Musica, alle ore, certo, 16, per concludere questo, questa domenica musicale ricchissima con la importantissima collaborazione con l'Associazione Accademia dei Poeti Erranti, con la Scuola Civica Alda Merini di Buccinasco e anche con la Scuola Civica di Musica Antonia Pozzi di Corsico, perché ci sarà sempre nel circuito di Palazzina Liberty Musica alle ore 21 questa domenica, sempre 10 dicembre, Palazzina Liberty, quindi un grande concerto di Natale per tutti, per famiglie grandi e piccine. Anche qui l'entrata è aperta quindi a tutti. L'entrata è libera. Perfetto, perfetto. Beh, devo dire che è venuto qui con tanti eventi, preparato. e ci fermiamo naturalmente a quelli del 10 dicembre, perché sennò, certo, troppa carne al fuoco poi rischia di bruciarsi. Quindi se avremo occasione poi parleremo delle prossime, certo, settimane, però intanto buon Sant'Ambrogio ancora, buon a Sant'Ambrogio, tutti, e buon eventi musicali in questo ponte straordinario. Perfetto, io ti ringrazio per essere stato, grazie, qui con noi, e ringrazio la redazione, ringrazio Milano News e ringrazio tutti coloro che ci stanno seguendo e che stanno commentando questa diretta. Noi vi ricordiamo che se volete partecipare a questa diretta dovete chiamare al numero 0249519024, come potrete vedere in sovrimpressione tra poco, e io ridò la linea un attimo alla regia e poi torniamo qui con il nostro conduttore Andrea Sidoti. A tra poco. Degli Obey
Obey, e alle mie spalle vedete un altro mercante, un altro artigiano. Questa volta siamo ai salami, e l'affluenza delle persone continua sempre di più a aumentare, le persone continuano sempre di più a venire, non soltanto milanesi ma anche tantissimi visitatori di altri paesi. E perché no, tra qualche minuto intervisteremo qualcuno, qualche passante. Intanto diciamo che la temperatura si è un po' alzata, per fortuna. Prima ho visto il sole, diciamo che adesso un po' è sparito, però comunque la giornata promette di sicuramente molto, molto bene. Io dal Castello Sforzesco è tutto, vi ridò la linea. Grazie ancora Mayra Sosa per il prezioso collegamento da Piazza Castello, dove abbiamo continuiamo a raccontare la fiera degli Obei Obei, che caratterizza la giornata di oggi di Sant'Ambrogio di Milano. Come ha detto precedentemente il mio collega, noi vi invitiamo a contattarci al nostro numero 02 49 51 90 24 per raccontarci il vostro Sant'Ambrogio, e ringrazio anzi il nostro telespettatore Paolo Agrati, che è qui con noi in diretta telefonica, che ci ha contattato per raccontarci un'iniziativa che oggi animerà la città di Milano. Grazie Paolo, raccontaci quindi quello di cui ci vuoi parlare. Ciao, sono Paolo Agrati e volevo parlarvi di questo spettacolo che farò domani all'orario dell'aperitivo allo spazio di Alma Rosé. Si tratta di un reading di poesia e musica poco convenzionale, ecco, diciamo così, ed è all'interno delle manifestazioni, degli eventi collegati alla prima diffusa della Scala. Sì. Questo evento appunto è appunto un reading musicale, e vi aspettiamo domani a questo spazio abbastanza originale di Alma Rosé, che è un mezzanino della metropolitana, un posto figo insomma. E dove si trova precisamente? A che ora sarà l'iniziativa? Allora, è alle 6, all'orario dell'aperitivo. Si trova in Piazza San Gioacchino, c'è l'entrata, okay. Si scende, si va nello spazio. Come io sono un poeta, propongo poesia dal vivo da ormai parecchi anni, slam poetry, e lavoro con poesia e musica, quindi è una cosa abbastanza dinamica. Non immaginatevi un reading di poesia tradizionale. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare, dato che ci hai detto che si tratta di qualcosa di non convenzionale? No, io utilizzo molto l'ironia, ma quindi sì, c'è intrattenimento, diciamo, se possiamo chiamarlo così, rimanendo sempre sulla poesia, insomma, anche la poesia tradizionale. Lo strumento è, io sono insieme un chitarrista, e tutte le musiche sono dedicate alle poesie, quindi costruite intorno alle poesie, non diventano canzoni, rimangono poesie, ma c'è un coinvolgimento molto alto da parte del pubblico, insomma, non si tratta di un reading nel quale uno sta lì e dormicchia, ecco, questo è quanto. È uno spettacolo vero e proprio, però di lettura di poesie, questo è. E hai già già fatto altre iniziative di questo genere qui a Milano? È un'esperienza che... Sì, io ho lavorato con Macao, con Simonetta, con la Santeria, a teatro, insomma, giro parecchio, ma non solo a Milano, anche in tutta Italia. Con questo spettacolo si chiama Stasera eravamo liberi, e è quello che faccio con Alberto Pirovano, che è chitarrista, ma anche in Svizzera. Insomma, io giro parecchio con queste letture, diciamo, ho diversi spettacoli, questo è quello più che porto in giro da più tempo. Con successo, nel senso che sono molto felice di sapere che poi si riesce a proporre poesia e che c'è un riscontro, no? Ancora, ecco, per la poesia. Certamente, allora grazie per averci segnalato questa iniziativa e grazie a voi. Ci risentiremo anche per le prossime che porterà in giro per Milano. Ah, sì. Io sono spesso in giro, ti ringrazio ancora, grazie a tutti. Perfetto, buona giornata. Grazie mille, grazie per essere intervenuto e per averci dato un'ulteriore testimonianza di quello che sarà il Sant'Ambrogio oggi a Milano. Noi continuiamo con il racconto della giornata e lo facciamo ancora con la nostra inviata Mayra Sosa da Piazza Castello, che continua a raccontarci anche attraverso la voce dei commercianti e dei cittadini di Milano la fiera degli Obei Obei. Grazie ancora, a fra poco.
È un invito a tutti i milanesi, a tutti i visitatori per venire appunto a questa Fiera degli Obei, Obei che si tiene fino a domenica, quindi diciamo che questa edizione 2017 sicuramente degli Obei Obei si chiude in bellezza. Vediamo appunto come tante persone sempre continuano di più ad aumentare e anche ad acquisire, vediamo anche ad esempio il tipico dolce di quest'epoca, di queste festività prenatalizie che sono le caldarroste. Un invito quindi ancora a tutti voi a venire anche con le vostre famiglie, con i vostri amici a condividere di questi mercatini degli Obei Obei. E quindi io vi ridò la linea. Vi ridò la linea da Milano, dal Castello Sforzesco, è tutto, a una prossima edizione degli Obei Obei. Grazie mille a Mayra Sosa in collegamento con noi dal Fiera degli Obei Obei. Davvero grazie mille anche al supporto tecnico di Daniela Nebuloni per la esterna 1 di Milano All News. Grazie mille davvero per il collegamento. Siamo arrivati alla conclusione di questo nostro speciale di Sant'Ambrogio e quindi io vi ringrazio. Ringrazio davvero tutti quelli che ci hanno scritto, tutti quelli che ci hanno commentato, coloro che ci hanno chiamato. Chiediamo scusa a coloro che non abbiamo potuto richiamare, insomma avevamo solo un'ora a disposizione, ma davvero scriveteci, commentate questa diretta, continuate a riguardare questo video e commentate sotto, mettete gli appuntamenti, gli eventi, le manifestazioni che animeranno Milano in questo lungo ponte di Sant'Ambrogio. Io ringrazio anche i miei colleghi Andrea Sidotti e Andrea Baldeschi che si sono succeduti qui al tavolo di Milano All News, e poi come non ringraziare la parte tecnica, Arianna Ursano e Greta al centralino che oggi sono alla fatto bruciare, grazie mille, e anche ai social. Io vi ringrazio, vi do appuntamento come sempre a lunedì con una nuova puntata di Good Morning Milano, e oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.